Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Paolo Cognetti, ha realizzato il bene in pazzo. Allora andiamo. Buonasera. La serie Scrivere New York, 9 puntate sulla città di scrittori newyorkesi, da cui è tratto il documentario L'altro sbagliato del ponte, viaggio tra gli scrittori di Brooklyn. La sua passione per New York si è concretizzata in due guide. New York è una finestra senza tende nel 2010, sì, e tutte le mie preghiere guardano verso ovest nel 2014. Bernardi ha curato l'antologia New York Stories del 2015. Con noi anche Paolo Di Paolo, romanziere, ha pubblicato tra l'altro Dove eravate tutti, nel 2011, Premio Mondello, Super Premio Vittorini e finalista per il Zoccalone. Mandami tanta vita, 2013, finalista per la Strega, vincitore del Premio Salerno e del Premio Fiesole. Una storia quale solo d'amore nel 2016. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, è diventato un fenomeno editoriale. 40.000 copie vendute in poche settimane e Einaudi ha venduto i diritti a tradurlo in 30 diverse lingue. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione è appunto una storia silenziosa dell'amicizia tra due ragazzi diversi eppure anime affini che nasce ai piedi del Monte Rosa e della loro faticosa ricerca del proprio posto nel mondo. Pietro è uno dei due personaggi principali, è un solitario ragazzino di città che trascorre le sue estate in montagna, luogo dove i suoi genitori si sono conosciuti, innamorati e sposati, e dove trovano tutte le volte quella pace e serenità assenti nella vita frenetica di Milano. Pietro eredita lo stesso sentimento. Per lui il paesino di Grana e i piedi del Monte Rosa è un luogo in cui i pensieri si fanno più uniti, dove capire cosa fare e dove andare. A scaricare le idee e aspettarlo, tra i 14 abitanti di Grana, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole, un montanaro della sua stessa età, che invece di essere in vacanza si occupa di pascolare le vacche. Il padre del narratore, e qui voglio chiedere una cosa al nostro grandissimo cliente, non concepisce la montagna della neve artificiale forzata dei loro sci, perché in inverno il Rosa e i suoi animali dovrebbero essere lasciati in pace, in letargo. Io ho copiato brutalmente queste due righe da Corriere della Sera. Ho letto 20 volte il libro, ma non l'ho trovato. Quindi, cosa è successo che l'hanno fatto con il controllo? Comunque, nel libro mi ha microfono. Anche se non ci sono le righe precise, la sedia là avvicinata, mio padre detestava gli sciatori, non voleva saperne di mischiarsi a loro, quindi non è sbagliato, è giusto, sono molto preoccupato, non voglio dire subito. Ora la parola a Paolo Di Paolo.